assistito a un fenomeno. Posso dire come? Benvenuti, questo è il continuo. Erano le feste medievali. E vediamo attraversare una signora vestita di verde, scalza, con i capelli castani. Questa è la porta da cui entreremo per visitare la rocca. Possiamo parlare, giusto? Sei qui, dai. Che cazzo è successo? Si è spenta. Prendi energia da me. Dama di questo castello, saremmo lieti e onorati che ci presentasse qui. Che fosse qui presente vicino a noi. C'è stato un rumore, sei stato tu. Che cazzo è successo? Che cazzo è stato? Mi chiamo Francesco Monti. Dopo un incontro con un fantasma, la mia vita ha subito una svolta. Da quel giorno ho infatti iniziato a cercare prove su fenomeni inspiegabili e ho iniziato a riprenderli su video per provare l'esistenza agli occhi del mondo degli spiriti. Vieni fuori e fatti vedere! Non ho bisogno di una grossa squadra, ma solo dei miei due amici e cameraman, Gerardo e Lorenzo. Noi tre sceglieremo alcuni luoghi dove sono stati segnalati fenomeni paranormali. Ci faremo chiudere dentro quei luoghi dove indagheremo per tutta la notte, dal tramonto all'alba. Hai sentito? Situazioni al limite. Se questo è il portale verso un'altra dimensione, per piacere, vieni qui e prendici. Estreme. Passi. Siete pronti per queste avventure? Saluta! Per la nostra seconda puntata di questa quarta stagione ci siamo recati ad Ancona, dove si cela nel piccolo paesino di Offagna una rocca che sorge qui, indisturbata. Mi trovo lungo il passaggio, il collegamento che segna il confine tra la strada e la rocca. Quello che vogliamo fare qui stasera non è tanto fare un'indagine paranormale come abbiamo sempre svolto durante le nostre stagioni, bensì vogliamo capire e fare vedere a voi che ci seguite cosa realmente si nasconde all'interno di questo complesso. Questa è la porta da cui entreremo per visitare la rocca. Abbiamo già allestito questa volta il campo base in maniera da avere più tempo, perché vogliamo veramente tirare fuori tutto quello che possiamo all'interno di questo posto. Le opere di costruzione di tutta questa struttura iniziano nell'anno 1454 e durano per ben due anni, fino al 1456. Tutto questo complesso è stato costruito per il volere della città libera d'Ancona, perché essa doveva avere il controllo su tutto il territorio circostante e grazie a questo avamposto riesce a controllare anche la cittadina di Osimo, la quale un tempo aveva forte influenza e voleva conquistare molto terreno. Ho assistito a un fenomeno che non posso dire come, erano le feste medievali. Sì. A un certo punto, una sera, era mezzanotte circa, decidiamo di non far entrare più nessuno e chiudiamo la porta. Nel frattempo scendono quelli che erano già all'interno. Mentre scendevano queste persone, a un certo punto smettono di scendere e noi pensiamo che siano andati via tutti. E vediamo attraversare una signora vestita di verde, scalza, con i capelli castani, che attraversa il tunnel medievale. Okay. E noi pensiamo che sia una turista ritardata. Senza scarpe. Nel frattempo scendono gli ultimi tre turisti che erano all'interno, chiediamo a loro se c'era altra gente, ci dicono non c'è più nessuno, c'è solo una signora. E noi abbiamo pensato che era quella che avevamo visto pochi minuti prima, sì. Ma dopo mezz'ora che la stavamo aspettando, questa non si faceva viva, ci siamo preoccupati, siamo andati a cercarla. Abbiamo cercato dappertutto, tutti i sei piani, non l'abbiamo trovata. Abbiamo pensato al peggio, che si fosse
suicidata, buttata giù dal... Fosse successo qualcosa. E allora siamo usciti, abbiamo fatto un giro intorno alla rocca, ma non abbiamo trovato nulla. Abbiamo avvisato i carabinieri, i quali ci hanno detto che purtroppo se non c'era una denuncia di stupro non poteva fare nulla. E questa è la prima volta che abbiamo... Anzi, ho visto assieme però ad altre quattro persone. Ok, ma quindi è possibile che la signora che hanno visto anche gli altri che erano rimasti dentro fosse proprio la stessa? Sì, sì, certo. Quindi l'avevano vista anche loro? Certo, perché io e la ragazza contemporaneamente gli altri ci avevano incontrata. Chi sarebbe quindi Ofelia? Ofelia è un nome che è stato dato da un giornalista che quando è venuto qui ha sentito tutto quello che gli è stato raccontato, ha deciso di dare questo nome a questa presunta entità paranormale. Ma noi oggi qui vogliamo andare a caccia di questa persona che non sappiamo bene se veramente possiamo chiamarla con questo nome. Che cosa è successo qui? Vi faccio un breve riepilogo in modo che voi abbiate più chiare le cose che ci sono state dette. Allora, una persona è stata vista qui all'interno, ma poi quando la sono andati a cercare non c'era più nessuno. Più volte è successa questa cosa. Passanti che girano qui sotto, gli capita di vedere una sagoma che passa qui nel camminamento e la sua faccia si vede tra i merli di questo posto. Quindi chi dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare Ofelia o dobbiamo cercare qualcosa di più insidioso, qualcosa di diverso che si nasconde tra queste mura? Le leggende sono queste, adesso dobbiamo noi capire la verità riguardo a questo posto. Prima di chiudere voglio dire a tutti coloro che ci guardano che un altro fenomeno paranormale sembra essersi rilevato qui dentro. Abbiamo Ofelia, abbiamo una gran carica di energia che se veramente tutto ciò che ci ha raccontato è vero ci garantisce alte aspettative. La seconda cosa che sembra essere successo qui dentro sembrano rilevarsi colpi e botte che a detta di chi le percepisce fanno in modo che una persona qui non ci stia volentieri. Infatti un gruppo di ragazzi che sono venuti qui per girare una scena di teatro sono dovuti scappare perché non si sentivano più a loro agio. Questa componente ci rimanda a un qualcosa di più sinistro, quindi noi dobbiamo prestare la massima attenzione per far sì che stanotte riusciamo a catturare al massimo. L'altra volta invece è successa l'anno dopo. Era un tardo pomeriggio, io stavo chiudendo la rocca e mentre stavo chiudendo ero solo perché la ragazza che mi assisteva era già uscita e vedo questa signora che stava ferma nella porta che dava all'uscita nel cortile e io gli ho rivolto la parola dicendo che non poteva entrare in quanto stavo chiudendo, se c'era la bontà di tornare il giorno dopo. E questa non mi ha risposto, si è girata e se n'è andata e è rientrata dentro alla sala del pozzo, che è questa qua. Quindi io l'ho seguita per avvisarla pensando che non mi avesse capito perché fosse straniera. Certo. E sono venuto qua ma la signora non c'era. E quindi, finita là. Come era vestita stavolta? Sempre di verde. Scarpe? Non c'ha scarpe. Mentre io... Da uomo, visto che era vestita di verde, la ragazza invece ha notato che erano due pezzi. Tu quindi era diviso in due parti, non era un pezzo unico? No, io non sì, fatto non l'ho visto. Okay. Ma le donne che c'hanno l'occhio. Ha detto che era un vestito. Quindi questa è stata la seconda volta in cui uno stesso fenomeno ritenuto inspiegabile si è verificato qui. Sì. Apparizioni qui all'interno di una donna, più volte, rumori sospetti. Cose strane, persone che sembrano apparire in cima a questo edificio. Che cosa ci aspetta questa notte? Lo spirito del fantasma che più volte è stato pubblicizzato qui o qualcosa di diverso? Questa è la nostra prima sessione pomeridiana all'interno del stanza del... Posto! Ciao, mi chiamo Francesco, mi presento a te, sono un ricercatore del paranormale, sono qui con alcuni amici e vogliamo capire chi realmente abita questo luogo. Hai sentito? Se c'è scappato, se c'è scappato, l'hai ripreso? Sei tu che sei con noi, possiamo aiutarti allora? Io ho la pelle d'oca per tutto. Ci volevi? Eccoci! Offagna,
un piccolo paesino in provincia d'Ancona. Qui si annida una rocca dai trascorsi antichi e passati. Io ed il mio team ci siamo recati ad indagare qui poiché molte persone, sia del posto, sia sul web, sostengono che essa sia abitata da una presenza femminile di nome Ofelia, la quale si aggirerebbe tra queste mura. Questa è la nostra prima sessione pomeridiana all'interno del stanza del... Posto! Questo sì, ok, perfetto. Siamo nelle stanze del posto dove abbiamo fatto l'intervista e dove la sagoma, che si chiamerebbe secondo alcune fonti Ofelia... Secondo un giornalista, diciamo... Sembra essere partita di qua per viene, poi andare a sparire. Viene secondo il mio punto di vista viene catalizzata, in quanto questo qui è un posto dove, c'è, dove si prelevava l'acqua, quindi sicuramente qui sotto c'è una falda acquifera. Quindi l'acqua che scorre è un catalizzatore d'energia... E quindi potrebbe essere questa che fa scaturire e incrementare la presenza di questa fantomatica donna in questo posto. Ok, quindi qui possiamo già provare una paradossale esistenza di questa entità, oppure sfatarla per poi concentrarci di più stanotte. E poi c'è da far notare prima di iniziare che il K2 suo ha avuto uno sbalzo, quindi le luci si sono accese intensamente e non c'era alcuna evidenza empirica che... da poter spiegare, poiché tutti i nostri dispositivi cellulari erano spenti. Abbiamo fatto un fuoriscala, a rosso. Esatto. Ora partiamo con l'indagine. Ciao, mi chiamo Francesco, mi presento a te, sono un ricercatore del paranormale, sono qui con alcuni amici e vogliamo capire chi realmente abita questo luogo. Adesso prova a dire il tuo nome. Dicono che ti chiami Ofelia. Quindi... cosa ci fai qui? Sei stata di passaggio che ti hanno visto in questo posto? Oppure vivi proprio qui? Facci capire, dacci segni. Noi dobbiamo avere una base sulla quale muoverci. Quindi per favore, cerca di palesarti e di darci evidenza. Proprio in questo momento una voce incorporea sembra dire il pozzo. Ascoltate bene l'audio che vi abbiamo potenziato al massimo. Mi permetto di fare una cosa. Se sei qui con noi, Ofelia, noi vogliamo invitarti. Noi stasera faremo un esperimento. Ricreeremo qui una festa medievale. Creata da noi, musiche, cercheremo di fare quello che meglio ci riesce. Tu pensi di riuscire a palesarti a noi mentre facciamo questa festa medievale? Ti aggrada riuscire a rievocare i tuoi ricordi, la tua epoca? Che cosa ti manca? Perché non puoi venire qui e dircelo? Una voce metallica viene registrata adesso dalla nostra apparecchiatura. Ascoltate bene. Sapete perché siamo venuti qui? Oltre che essere il punto in cui è stata vista questa persona, questa donna, partire, quindi transitare. Fermarsi. E poi ritornare indietro. È stata invitata. Quindi oltre a questo ci siamo messi qui perché è un punto in cui tutte queste tecniche all'interno di questi reperti storici possono fungere da catalizzatore per amplificare quelli che sono i nostri segnali spiegabili, giusto? Giusto, sì, sì. Quindi io proverei, per me se parti te adesso va bene, io... A noi bisognerebbe capire, se la dama che vedono qui ha bisogno del nostro aiuto, cioè noi possiamo aiutarla? Il K2, l'hai ripreso? È arrivato il giallo. Oh, ancora. Quindi sei tu che sei qui con noi, possiamo aiutarti allora? Io ho la pelle d'oca dappertutto. Continua, dai, dimmi se possiamo. Quindi possiamo aiutarti, noi siamo qui apposta. Puoi darci qualche spiegazione in più su come possiamo aiutarti? Cosa ti è successo? Come mai sei morta? Se può esserti d'aiuto per capire e passare oltre, noi siamo qui e ti aiutiamo volentieri. Un fenomeno inspiegabile viene registrato adesso. L'entità all'interno di quel luogo sembra volerci dire qualcosa, purtroppo però il livello è molto basso, quindi l'audio è venuto registrato male e non si riesce a capire cosa questa entità vuole comunicare a noi. Sentite. Tu sei qui in questo, nel nostro mondo, nel nostro piano, perché non riesci a passare oltre?
Basta, guarda. Sei qui, quindi. Sei passata vicino a noi? Dai, non starci di me. Ancora qui? Quindi sei qui con me, sei qui vicino a me adesso. Ti sto vedendo passare avanti e indietro, vedo che stai dando dei segnali inequivocabili. Ascoltate questa evidenza. Noi, io ho l'impressione che noi stiamo girando intorno a quello che tu vuoi sapere da noi. Perché, prendi riferimento a quello che è successo prima e poco fa, tutte e due le volte è successo che quando eravamo di là, noi abbiamo fatto qualcosa per la quale tu ti sei mostrata. Un verso incorporeo viene catturato dalla nostra apparecchiatura. Sentite bene. E poi dopo, appena ti sei mostrata, abbiamo risbagliato di nuovo, giusto? Quando siamo venuti qui, ti abbiamo chiesto, io ti ho iniziato con questa domanda e tu ti stai mostrando a me. Quindi... Davanti a me, te lo dico. Sì. Sei davanti a lui? Sei davanti a lui allora. Ciao. Adesso ci possiamo parlare come se tu fossi di fronte a me, quindi, giusto? Possiamo parlare, giusto? Quella che sentirete ora è un'anomalia inspiegabile. Non andare via, prendi energia da noi, dai nostri strumenti, usane quante ne vuoi. Usane. Non aver paura. Sei veramente... sai che ti hanno dato il nome Ofelia? Ti hanno dato questo nome, ma qual è il tuo vero nome? Io voglio parlare con te, quindi dimmi il tuo nome nel recorder, in modo che noi dopo ti riascolteremo. Parlaci. Purtroppo, nonostante i nostri sforzi, in quel punto non abbiamo più captato nessuna forma di anomalia o di energia inspiegabile. Perché quella presenza si stava comportando in quel modo? Cosa avrebbe voluto che noi facessimo? Ok, è arrivata la notte. Che cazzo è successo? È volato in terra. Sì. È possibile, è agganciato. È morto da cavolo. Ma era carica? Sì. Prendi energia da me. Rocca di Offaglia. Finalmente la notte alle porte. Dopo aver avuto qualche riscontro giornaliero, io e i ragazzi stiamo per iniziare la vera indagine notturna. Ricordiamo che all'interno di queste mura una donna sembra vagare senza pace. Finalmente sono calate le tenebre qui alla Rocca di Offaglia. Abbiamo appena collegato tutte le DVR, il campo base è pronto, è ora di iniziare la nostra indagine notturna. Ci recheremo in alcuni posti che oggi pomeriggio non abbiamo indagato per una questione di tempo, perché vogliamo riservare per un'indagine più accurata di notte. Ok, è arrivata la notte, come ho detto prima, e ci troviamo, abbiamo iniziato a indagare nella prima stanza che abbiamo scelto. Qui ci troviamo nella torre principale, il torrione centrale, dove una volta era usato come strategia difensiva e tutto il resto. E oggi non ci siamo, oggi pomeriggio non siamo venuti qua, abbiamo solo fatto alcune riprese, ma non abbiamo fatto una sessione giornaliera in questo posto, poiché per scopi sia di tempo che di aspettativa abbiamo pensato di lasciare, come si suol dire, il meglio alla fine e di lasciare per concentrarci meglio la notte, per lasciare la notte questi posti. Che cazzo è successo? È volato in terra. Sì. Possibile, è agganciato. Ma te non l'hai fatto io, l'ho visto, rifermo. Stavolta ho visto. Stranissimo. C'è il gancino. Sì, là non può venire, man. Non può venire, no, c'è il gancio. Guarda, era inagganciato perché c'è stato tutto oggi. Sono cagato addosso. Io pensavo che ti era caduta la luce. No, io pensavo che avevi dato un calcio all'illuminatore. No, io pensavo che avevi spaccato il legno, avevi usato il bisogno, Questa qua è una cosa strana. Sì. È giunta la notte, come ho detto prima, ci troviamo a indagare nella prima stanza che differisce da quelle che abbiamo usato per investigare di giorno. Siamo nella torre principale, nel torrione principale, dove si dice che anche qui è stata vista questa sorta di presenza. È la prima volta che facciamo un'indagine qui,
perché per questioni di tempo e per aver voluto lasciare un po' tutto alla fine. Quindi per la prima volta siamo in questa parte e iniziamo a fare delle domande. Io voglio sapere, dati gli scontri che mi collego abbiamo avuto oggi pomeriggio, c'è stata quella sorta di K2, quei valori strani, abbiamo sentito qualche parola. Noi vogliamo capire se ci hai già sentito chi sei, non ci fermiamo al classico cliché che sei Ofelia. Noi vogliamo sapere qual è l'entità che ha fatto quello che ci è stato raccontato, cioè se ci è nascosta qui, ha fatto tutto quello che ci è stato raccontato. Mostrati a noi nel modo che vuoi. Ho difficoltà a pensare come formo, perché... Io, guarda, volevo ricollegarmi a una cosa che ci ha detto prima la ragazza con cui abbiamo parlato. Ed è singolare come cosa. Lei parlava che in questo posto qui, in questa torre, c'era un buco da cui dal terzo piano la gente che veniva catturata e non era utilizzata per fare degli scambi commerciali, cioè nel senso non era gente che aveva un certo rango sociale, poteva essere barattata economicamente in caso di rapimento, veniva buttata giù per questo buco, volando per 3-4 piani, cadendo nelle prigioni dove non c'era alcuna via d'uscita, non c'erano finestre, non c'erano porte, non c'era nulla. Loro cadevano lì e rimanevano lì. Vorrei chiedere, dal momento in cui siamo qui, dateci un segno della vostra presenza. Chi siete? Questo sembrano domandarci quell'entità. Vi aggrada presentarvi a noi e fare vedere che siete qui presenti per poter iniziare un dialogo? Se sì, accendete le luci dei nostri strumenti, per favore. Guarda la camera. Ma era carica? Sì. Aveva 150 minuti di batteria, l'ho visto io. Ma stavi a registrare? Sì. Ma è venuto l'ultimo video. Ah, super. Guardaci. Guarda se è venuto. Aspetta. Aveva 157 minuti di... 124 minuti, sì, ma non è quello il problema, aspetta. Ma anche questa cosa qui, si è spenta la videocamera? Cioè, com'è possibile? È preso per caso energia dalla videocamera. In questo momento gli spiriti all'interno di quello stesso luogo sembrano dire qualcosa tipo ti vedono, ascoltate. Però succedono delle cose strane. Ma a parte i rumori, io i rumori li ho sentiti fuori. Cioè... Sì, no, quello ok, ma come cazzo fa a spegnersi una videocamera così da lungo? Strano, sta. Vabbè, come prima di sopra, come fa a cadere... No, è vero anche quello. La domanda principale è... Perché se la prendono con la nostra strumentazione e non ci danno altri segnali? Cioè, se noi siamo qui, abbiamo tante altre cose, cioè abbiamo degli strumenti K2, registratori. Ma poi dubito che sia un caso, perché dubito che noi siamo scemi, che attacchiamo il bagaglio davanti, che è rimasto attaccato tutto il giorno. La videocamera, no, perché, perché è sempre rimasto da oggi. Appunto, poi e la videocamera è partita. Poi l'avevo messo bene, perché avevo acceso. Cioè, non ci sta così cadendo. Infatti, questo, cioè, le cose strane sono queste. Cioè, non stiamo avendo oggettivamente. Cioè, spiegano, cioè, allora, perché sono cose strane? Perché noi stiamo avendo degli strani riscontri, ma non sono accompagnati da anomalie, da altre prove. Da anomalie che tendenzialmente sono quelle che ti fanno capire che ci può essere qualcosa qui con te. Cioè, se qui il K2 iniziasse ad avere dei fuoriscali improvvisi, mentre stiamo parlando, allora dici, oh, c'è qualcosa che si sta palesando a noi. Qui ci troviamo esattamente nel piano in cui c'è la botola, c'era la botola. Ah, è questo il piano. Sì, questo piano, che collegava al piano sottostante che erano le prigioni. In questo momento io ed il mio team sentiamo in diretta uno strano ma interessante verso. Sentite bene, alzando al massimo il volume. Gallo, tu ci sei stato tu? Come no? Ma sai che? Ma l'hai sentito? Mi hai sentito? No, io non ho sentito niente, giuro. Ah, guarda, sei stato te. No. Hai sentito bene? Sì. Io ho sentito bene le cuffie. Anch'io? Ho sentito sempre. Io non ho sentito niente e ho le cuffie. Si è sentito? Fai così. Prendi energia da me. L'entità all'interno di quella stanza dice è lì, sentite il nostro audio potenziato.
Ci troviamo nei camminatoi dove sembra sia stata avvistata questa dama da più persone camminare lungo questi corsi, lungo questi camminatoi. Noi siamo qui per cercare di capire se è possibile riuscire a entrare in contatto con lei, se per caso ha voglia di spiegarci cosa ha vissuto, cosa sta vivendo e come mai in determinate situazioni sembra essere più propensa a farsi vedere. Dama di questo castello, possiamo invitarla alla nostra umile festa organizzata per lei in suo onore? Noi siamo qui, ci prostiamo a lei, vogliamo invitarla a partecipare a questo piccolo convenevole dedicato a lei. Saremmo lieti e onorati che ci presentasse qui, che fosse qui presente vicino a noi. Nonostante i nostri sforzi, nel camminamento non siamo riusciti a rilevare nessun tipo di evidenza. Quando ci siamo recati nella sala sottostante, abbiamo però assistito a strani avvenimenti. Che l'entità si sia sentita chiamata in causa ed influenzata per il nostro comportamento rievocativo avuto nel camminamento? Guardate il video che segue. Se qui c'è qualcosa, per favore, facci in modo di farcelo capire. C'è qualcuno in fondo alle scale? C'è stato un passo e come se stesse facendo un altro. Che cazzo l'ha acceso? Ho sentito? Sì, questo no, vaffanculo, c'è stato tutto. Questo l'ho sentito ancora. Era qui? Io gli dicevo come... Oh! Alla Rocca di Offagna è ormai notte ed il team è in piena caccia paranormale. Abbiamo raggiunto quelle che sono le scale che in pratica sono delle scale in cui oggi pomeriggio non ci siamo andati, che corrono lungo tutta questa zona. Qui abbiamo una DVR. Sì, all'inizio della scala. Qui è un punto dove abbiamo messo... In questo momento lo spirito sembra voler comunicarci qualcosa, perché i nostri apparecchi captano una parola molto ma molto flebile. Sentite bene. Non l'ho sentito, ho sentito in parte. No? Io non ho sentito niente. Se qui c'è qualcosa, per favore, facci in modo di farcelo capire. C'è stato un rumore, sei stato tu! Hai sentito? Mi è sembrato, ma di sentire tipo... No, io ho sentito tipo una roba così. Ma da in fondo dalle scale, però. C'è qualcuno in fondo alle scale? Una nuova parola viene captata ora. Ascoltate bene. Noi ci siamo fermati qui, ma se non hai paura possiamo anche avvicinarci. Ho sentito come c'è stato un passo e come se stesse facendo un altro. Senti, sembra sul legno che cammina. Ti siamo venuti qui a disturbare, sembra. Nelle sequenze che state per vedere succede qualcosa di veramente incredibile. Le luci presenti all'interno di quelle scale si accendono e si spengono in maniera improvvisa. Guardate bene. Che cazzo l'ha acceso? Aspetta, sta registrando. Anche la mia. Si sono accese le luci. Che cazzo è stato? E queste luci sono quelle che a mezzanotte smettono di andare. Ragazzi, mi sta venendo i brividi a me. No, veramente, queste sono le luci esterne, quelle che a mezzanotte smettono di andare. E la mia videocamera è opaca e non si vede un cazzo, guarda.
succede? È opaca. Ed era a fuoco fino a 3 secondi fa. Un verso angosciante viene captato in questo momento. Che cosa voleva comunicarci l'entità emanando tale grido? Un verso aberrante ed anomalo si sente in questo momento. Ma non suonare, sentito? Questo ho sentito. Puttana! Cosa? Era un verso, ma stranissimo. Allora, Lorenzo adesso ha appena sentito un verso, giusto? Anche Manu. Anche lui, anche Manu. Io purtroppo questo non l'ho sentito, però prima ho sentito dei rumori e le luci si sono spente, si sono accese e si sono rispente. Luci che se è impossibile che succeda, perché non sono collegate alla presa, ma su ben sia un timer, che si spengono all'una. All'una di notte. Si sono spente prima, quindi non c'è modo per accenderle neanche se volessero. Alle 4, sono le 4. Spente, non ci sono accese. Però comunque sto avendo non delle belle sensazioni, te lo dico. No, fatti il suo posto, boh. Ascoltate questa evidenza inspiegabile. Sentito? Sì, questo no, vaffanculo, questo l'ho sentito ancora. Cazzo, hai sentito che io mi sento venire dal pozzo. Calmo, state calmi. Noi vogliamo solamente capire con chi abbiamo a che fare. Che non sia o qualcuno che vuole spaventarci per andare via o qualcuno che è spaventato e non sa come reagire. Ho visto come il sensore là in fondo della DVR, come se qualcosa ci passasse davanti, tipo rosso, nero, rosso. Cioè sarebbe stato qualcosa... E quindi un'interruzione, come se qualcosa... Sì, ma basta vedere la DVR, siamo già a posto. In questo momento, un vociare confuso viene captato dai nostri microfoni. Sentite. E dopo aver avuto strane cose che ci sono successe giù nella parte della scala, adesso siamo nella stanza, famosa stanza del pozzo, dove anche oggi abbiamo girato l'intervista. E anche qui soprattutto si sarebbe vista la donna, fatidica donna, rimasta chiusa qui dentro, che si pensava che fosse un umano, poi si è scoperto che poi non era un umano, che ha passato in questo punto. Questa donna proveniva da questa stanza, si dirigeva lungo il corridoio fino a fermarsi sulla soglia del portone che dà sul piazzale interno. Ok. Da lì è tornata qui dentro. Dov'è oggi che dovevamo, io cercavo di calarmi nella parte? Era qui, che io gli dicevo come... Oh! K2 si è acceso, eh? Sì. L'ho visto benissimo. Sì. A parlare del calarmi nella parte. Dov'è stato che io cercavo di calarmi nella parte? Mi fai continuo. È fatto ancora. Ricordavo lì. Ok. Che io, come ti dicevo anch'io, anche oggi pomeriggio, te lo dico anche adesso, se sei te... che non sapevo come fare, perché non riuscivo a calarmi nella parte, a creare una sorta di discussione che generasse dei riscontri. Io, com'è che devo fare? Stiamo sbagliando qualcosa? Cioè, è quello che non abbiamo ancora capito. Ci siamo spostati dalla stanza di prima, in cui è uscita questa presenza, fino al corridoio, dove qui oggi abbiamo svolto un'indagine. Oggi abbiamo fatto parecchie domande, abbiamo ottenuto in quest'angolo, dove si trova adesso Manuel, un botta risposta col K2. Voglio provare il legame tra te e questi oggetti, ok? Quindi, ti faccio un esempio. Questa è una balestra. Mi puoi... dire, oppure ti puoi mostrare, se ricordi qualche scena in cui questa veniva usata nella tua epoca. In questo momento una presenza incorporea sembra dire: luci, ascoltate bene. Ma che cazzo è stato? Come qualcuno qui di dietro.
Camminava sul legno. Ma vai che gallina con i piedi? No, no, è da fuori, man. Dietro di me, sopra l'impalcatura di legno. Stai passeggiando qui vicino. Sentite questa strana anomalia. Tu riesci avvicinandoti ad essa a farla spegnere oppure farla lampeggiare, farla calare per farci vedere che sei qui? Una voce strana nelle registrazioni si sente ora. In questo momento sembra che lo spirito voglia comunicarci proprio qualcosa di concreto, ma purtroppo noi del gruppo non siamo riusciti a distinguere bene che cosa ci volesse dire. Sentite. La dimora di una leggenda, ricercata proprio da coloro che hanno contribuito a scoprirla. Una donna che sembra mai volersi allontanare dalle mura della Rocca di Offanne. Proprio in questo piccolo paese, in provincia d'Ancona, io ed il mio team abbiamo girato la seconda puntata della nostra quarta stagione. Nonostante la leggenda sia ben dettagliata, non siamo riusciti ad ottenere prove sufficienti e abbastanza concrete per poter confermare la presenza di questo spirito. Abbiamo ottenuto qualche riscontro, come fenomeni audio ed accensioni anomale dei nostri strumenti. Purtroppo, tutto questo però non ci conferisce la certezza di quanto sopra detto.